Ciao ragazzi, sono Alex e bentornati su Minecraft. Oggi siamo qui assieme in questo villozzo in mezzo alla taiga. Perché? Perché vedremo assieme come costruire una telecamera, possiamo dire, funzionante. Mi raccomando, oggi un bel pollicione in su se vi va e commentatemi sotto con scritto la telecamera, perché appunto sarà la protagonista di quest'oggi. Sempre che non esca un orso affamato di sangue fuori dalla taiga e mi sbrani nel mentre che io sto costruendo la cannella. Ma prima che mi perda, inutili cretinati, andiamo subito a prendere gli oggetti che ci serviranno quest'oggi. Raga, partiamo subito con un uovo di zombie. Proseguiremo ragazzi con un distributore, un bellissimo dispenser, eccolo qui in fondo. Prendiamolo qua, poi ci serviranno ragazzi di una leva. Ok, una bella levozza. E per terminare una testa di teschio wither, eccola qui, qui sotto. Ci chiediamo anche una barriera tramite questo codice che appunto ci servirà per appunto la costruzione della telecamera. Signore e signori, avete visto quanta sua cosa questa barriera? Avete visto i poteri magici di questa barriera? No. La costruiamo in casa di Artemistide perché sta facendo le calde arroste. C'ha i ladri che gliele vanno a rubare. Signor Artemistide, la vedo impegnata a fare le calde arroste. Io la costruisco tipo qui. Dove gliela metto? Tipo, non lo so, nell'angolo quale. Va bene qua, qua nella. Così arrivano dentro dalla porta e riprende subito, ok? Piazziamo giù le barriere esattamente così, in modo da bloccare l'angolo. E in modo che appunto lo zombie che andremo poi a piazzare non scappi. Perché sì, ragazzi, servirà uno zombie. No, non ammazzerà Artemistide, anche perché sarà proprio bloccato e non potrà appunto mangiarselo. Allora signori, direi che così non dovrebbe scappare. Signor Artemiside, io non le assicuro niente, cioè le consiglio comunque di star lontano, perché adesso raga si parte con gli zomboloni. Signor zombolo, buongiorno. Allora raga, è il terzo zombie che spawno, perché tipo non riesco a mettere in tempo, perché dobbiamo mettere il dispenser sopra questo blocco di tronco. Meglio sostituire questo blocco di tronco. E ok, se tipo sbagliate lo zombie esce e va addosso ai villici. Infatti Artemistide è scappato via. Andiamo a farci il nostro dispenser con le sue cose teste di scheletro wither. E poi dovremo pensare anche una leva per attivare questo dispenser e per far cadere la testa poi di scheletro wither sopra il nostro zombolo. Quindi signor zombolo, allora io me vado qua sopra, me la fa mettere. Ok, perfetto signori, perché noi poi attivando questa leva faremo cadere la testa sul nostro zombie. Esattamente così. Avremo creato una specie di zombie scheletro wither molto suagoso, che però appunto servirà per la creazione odierna. Chiamatevi il comando con questo codice nel caso non lo sappiate, e dopodiché raga vedremo cosa metterci dentro. Facciamo un buco esattamente qui sotto, tipo andiamo giù due o così, ok. Facciamo esattamente il piano qua sotto, solo un po' spazioso perché dobbiamo campanarci qualcosa, altrimenti non si vede esattamente niente. E andremo a mettere dei command lock esattamente nella zona sottostante al nostro zombie. Ok, è un po' bruttino, è così, che dite? Però va bene. Ok, adesso penso che sia decisamente meglio di prima. In teoria siamo esattamente sotto allo... Perfetto, ragazzi. Command lock qui e command lock qua. Adesso, ragazzi, noi andiamo a farcire appunto il primo, ovvero questo qui. Questo sarà il primo codice, ovvero andremo a rendere invisibile il tag name camera, che poi andremo a dare appunto il nominativo più tardi al nostro zombie. Pure il secondo è veramente molto molto facile, quindi bloccate il video, copiate anche questo se volete farlo. E se magari non sapete come fare la tilde, ve la lascio qui sotto in descrizione, così fate copia e incolla semplicemente. Ci prendiamo ora, ragazzuoli, Madame Incudine e pure una targhetta per andare poi successivamente a rinominare il nostro zombie. Allora, prendiamo qua, prendiamo la targhetta. Eccola qua, signori, siamo pronti per andare appunto a fare il nostro svagosissimo change name al nostro zombolo. Quindi mettiamo già uno lì, ok. Adesso ci mettiamo. Ok, l'andiamo a chiamare camera come appunto abbiamo nominato il nostro comando. E voilà. Signor zombie, nel nome del soggiorno la battezzo camera. Bagno, cucina se vuole. Perché non diventi invisibile? Ah, già dimenticavo, se poi non volete avere noie con gli output del command block, potete copiarvi questi due semplici comandi qui sotto. Scendi, stavo volando. Cosa ci fa questo? Ok, raga, mi ero sbagliato, dobbiamo mettere pietra rossa sempre attiva, perché altrimenti poi non si attiva. Io ho il cervello veramente, raga, che scappa via sempre e comunque non rimane al suo posto. Ok, finalmente ci siamo, il nostro zombie è diventato unicamente una testa di scheletro wither che si muove esattamente come il circuito di una telecamera. Ma signori, volendo, possiamo fare un'altra finezza, ovvero andando sul secondo command block, ovvero questo, vedete questo bellissimo, svuotosissimo command block. Benissimo, potremmo fare tramite un codice molto molto semplice da mettere alla fine di queste tilde. Fate uno spazio e scrivete facing chiocciola P, in modo che lo scheletro wither vi segua con lo sguardo, che sembra proprio che una telecamera ci stia appunto squadrando. Togliamo tutte le barriere che ormai non servono più a nulla. E signori, così avremo creato una telecamera funzionante senza utilizzare mod, basandoci unicamente sul comando. Adesso in teoria dovrebbe squadrarmi, dovrebbe seguirmi con lo sguardo, esattamente come fa una telecamera. Sta guardando magari delle termiti sul muro. Ha visto delle formiche, forse, non lo so. E quanto signori, ditemi cosa ne pensate. Se volete vedere altre costruzioni, mi raccomando, lasciate un pollicione in su. Noi ci vediamo in un prossimo video. Io vi saluto, qui da Alex. È tutto. Bella raga!